41 ragazzi ucraini hanno raggiunto ieri notte il Vallesana di Sondalo. Saranno ospiti della struttura per i prossimi 10 giorni, grazie al progetto attivato da Caritas a sostegno del popolo in guerra. Previsioni in calo per le assunzioni in provincia di Sondrio nel terzo trimestre 2022, secondo i dati delle Camere di Commercio. Il settore che lascerà più spazio a nuovi lavoratori sarà quello dei servizi. Il trofeo Kima si fa in quattro. A fine agosto in Valmasino sarà proposta per il primo anno la Extreme Sky Race, competizione qualificante per ambire alla grande corsa sul sentiero Roma. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Sono arrivati ieri notte i 41 bambini ucraini che saranno ospiti per 10 giorni al Vallesana di Sondalo, un'iniziativa di solidarietà che vede impegnati Caritas italiana e Caritas ucraina. Vediamo. Vengono dall'Ucraina i 41 bambini e ragazzi dagli 11 ai 17 anni che trascorreranno 10 giorni in Valtellina, ospiti del Vallesana di Sondalo. I ragazzi sono partiti il 15 di mattina dall'Ucraina e poi sono arrivati qua ieri sera a mezzanotte. Credo che siano contenti, sì. Le accompagnatrici assolutamente sono contentissime. Abbiamo organizzato delle gite e poi faremo delle attività qua dentro di gioco e di laboratorio. PFP Valtellina, in modo particolare presso la sede di Sondalo, quando c'è bisogno c'è e si mette a disposizione. Come in precedenza abbiamo messo a disposizione questa struttura a favore di Caritas italiana, che ha organizzato questo bel progetto in unione con la Caritas ucraina. Vogliamo essere vicini al territorio, non solo alle famiglie e ai ragazzi che vogliono affrontare il percorso della formazione professionale, ma anche quando ci sono delle emergenze di questo tipo. È un segno anche per i nostri ragazzi, quello che bisogna farsi carico delle persone più in difficoltà, delle persone che anche oggi soffrono per vari motivi. Abbiamo avuto la fortuna di avere questa struttura e quindi per 10 giorni li abbiamo accolti qui. 41 bambini sono arrivati questa notte qui a Sondalo. Da che zona dell'Ucraina provengono? Ci sono tre gruppi di bambini che provengono da varie zone di Ucraina e comunque provengono dalle zone occupate oppure danneggiate dall'aggressione della Russia. Ci sono vari tipi di famiglie, magari quelli che si sono delle famiglie dei rifugiati o magari delle famiglie che hanno perso un genitore. Loro comunque sono della Caritas dell'Ucraina dell'Ovest, però fanno parte di un gruppo nazionale di Caritas e sono persone specializzate. Рятуватися від тих подій, які ми маємо сьогодні в Україні. Che cosa significa per questi bambini avere l'opportunità di fare una vacanza? I bambini sono molto felici, per tanti è stato un sogno che si è avverato perché molti di loro non sono mai stati all'estero. In più in Italia, in questo paese, in questa zona molto bella, molto panoramica, diciamo così. Infatti i bambini hanno fatto un lungo viaggio, veramente sono arrivati molto stanchi ieri sera e tutto quello che li teneva svegli è il pensiero di mangiare la pizza italiana, per cui допомога більше дітей справді, які потребують в Україні ознайомити з культурою, традицією, з такою красою іншої країни. Дякуємо. Sono bambini che hanno vissuto in alcuni casi anche esperienze forti. Ну, знаєте, як показала практика, з такими дітьми їх треба лікувати любов'ю. Bisogna farli guarire con amore. 600 persone e 250 veicoli controllati è il bilancio del servizio rafforzato di prevenzione e contrasto alla criminalità messo in atto dalle forze dell'ordine, coordinate dalla prefettura, nelle località turistiche del territorio provinciale nel fine settimana di Ferragosto. In particolare la Polizia di Stato ha effettuato controlli tramite le pattuglie sia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sia della Squadra Mobile nelle giornate dal 13 al 15 agosto nei territori di Sondrio, Bormio, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Morbegno, Tirano e zone limitrofe. Non sono emersi particolari interventi da segnalare, se non un abbondante flusso in entrata e in uscita dal territorio italiano e una violazione del codice della strada per guida in stato di ebbrezza con valore superiore a 1,5 grammi litro, segno, fa presente la questura,
che la rete di prevenzione predisposta dalle forze dell'ordine è risultata efficace. Le previsioni occupazionali in provincia di Sondrio per il terzo trimestre di questo anno indicano un calo delle assunzioni. La quasi totalità riguarderà il settore dei servizi. Assunzioni in calo nella provincia di Sondrio. Secondo i dati diffusi dalle Camere di Commercio, rilevati dall'indagine Excelsior e raccolti nel periodo tra maggio e giugno, le previsioni occupazionali per le imprese sondriesi nel terzo trimestre di quest'anno sono in valore assoluto 4.650, 280 in meno rispetto al secondo trimestre. La diminuzione corrisponde al 5,7%, uno dei dati più bassi di tutte le province lombarde. C'è da dire però che al contrario, Sondrio e provincia hanno vissuto una crescita delle assunzioni rispetto al 2019, prima della pandemia, pari al 18%, il numero più alto di tutta la Lombardia. La quasi totalità delle assunzioni previste è per il settore dei servizi. Secondo i dati raccolti, 3.530 persone in più opereranno nel terziario in provincia di Sondrio a partire dal prossimo trimestre. Nettamente inferiori, poco più di 1.000, i nuovi posti richiesti dal settore secondario, manifatturiero ed edile, con percentuali in entrambi i casi in linea con il resto della regione e della nazione. In contrasto, invece, per quanto concerne la qualità delle assunzioni. Tra le quasi 5.000 persone che si prevede di assumere nei prossimi mesi, particolarmente rilevante è il dato che riguarda il titolo di studio richiesto. Nella metà dei casi le imprese sondriesi ricercano personale senza alcuna formazione e solo il 5,7% dei posti è riservato ai laureati. Poco più di un quarto delle assunzioni totali è rivolto ai giovani under 29, il numero più basso di tutta la Lombardia. Il trofeo Kima si fa in quattro. A fine agosto in Valmasino debutterà infatti la Extreme Sky Race, competizione qualificante per ambire alla grande corsa sul sentiero Roma. Debutterà domenica 28 agosto in concomitanza con la grande corsa sul sentiero Roma la nuovissima Kima Extreme Sky Race, gara spettacolare per verticalità e tecnicità del percorso, un'occasione per mettersi alla prova sulla parte finale della più mitica delle Ultra Sky Marathon. 150 gli atleti già iscritti, ancora 100 i pacchi gara garantiti. Il percorso ha uno sviluppo di 27,5 km, 1890 metri di dislivello positivo con scollinamento ai 2570 del passo Barbacan. Partenza e arrivo sarà sempre l'area antistante la Casa delle Guide a Filorera, poi San Martino e i Bagni Masino. La gara entrerà nel vivo con l'ascesa al Rifugio Gianetti, dove la prova Sky si allaccerà alla parte conclusiva del trofeo Kima, poi discesa verso il Rifugio Omio, di nuovo ai Bagni e traguardo a Filorera. Alla gara saranno ammessi fino a 300 atleti. Vista la tecnicità della competizione, la Extreme Sky Race sarà gara qualificante per chi ancora non ha i requisiti per ambire alla prova principe degli eventi Kima. Cancello orario di 3 ore e 30 al Rifugio Gianetti e il tempo massimo per concludere la gara sarà di 7 ore. Oltre alla Ultra Sky Marathon, che porterà sulle vette della Valmasino 300 top runner e della nuovissima Kima Extreme Sky Race, la cui starting list è in divenire, sabato 27 agosto ad alzare il sipario saranno Kima Trail Running e Mini Kima. Il format in questo caso sarà quello di sempre, con due differenti percorsi da 14 e 6 km. Un unico grande spettacolo con la Val di Mello a fare da scenario. Anche per queste due gare le iscrizioni sono aperte. Itinerari ci porta in Valle Spluga alla scoperta della Gola del Cardinello. L'appuntamento è per questa sera alle 20:20 e alle 21:40. Qui stiamo proprio entrando nel cuore delle Gole del Cardinello.
Sì, qua potete vedere gli scalini che sono levigati dal passaggio frequente di uomini e cavalli, e non solo in questo tratto ma anche in altri. Se vi affacciate e guardate il burrone, potete provare la sensazione adrenalinica che gli uomini del passato hanno vissuto percorrendo questa fantastica gola. La comunità montana della Valchiavenna, insieme agli svizzeri, parliamo nell'inizio del 2000, riuscirono, grazie a un progetto Interreg, a ripristinare il tracciato, rendendolo sicuro e quindi permettendo a tutti, anche alle famiglie, di percorrere questo incantevole tracciato, che mantiene ancora il sapore dei tempi andati. Perché immaginate le carovane, le file di carovane con le urla dei somieri che trascinavano i cavalli, che spesso si impuntavano, perché nei posti più dove ci sono i precipizi i cavalli spesso si innervosivano, e quindi immaginate la gente spaventata che si trovava su questi precipizi, magari con condizioni non ottimali, tipo col vento, con la pioggia, con i temporali, però qualsiasi condizione il percorso era frequentato. Per questa sera è tutto, io vi do appuntamento a domani e a tutti voi una buona serata.